Io sono un'antropologa culturale, sono specializzata in alimentazione, me ne occupo da 20 anni. Io lavoro in effetti prevalentemente da sola, però spesso lavoro con vari gruppi, ecco, insomma sono una libera professionista. Lavoro da diversi anni con Shirarindi e poi lavoro con enti pubblici e privati, con associazioni, con piccoli comuni, più piccoli sono più mi piacciono. Anche con singoli, se hanno un'idea che sposo, cioè se vedo che c'è autenticità dietro un produttore, sposo quell'idea e la porto avanti. C'è l'industria culturale, io sono un'artigiana che cuce a mano le cose su misura con le persone con cui lavora bene, si sente in sintonia e in empatia. Cioè, questa è un po' anche la mia formazione antropologica. Facciamo storia e cultura del cibo, valorizziamo le produzioni locali, valorizziamo il patrimonio agroalimentare, le eccellenze enogastronomiche, ma non, questo lavoro non è fine a se stesso, perché valorizzando i prodotti noi cerchiamo di valorizzare le comunità del cibo, di valorizzare i territori che ci sono alle spalle di quei prodotti, di valorizzare i saperi, a volte anche millenari, che ci sono dietro un prodotto. Pensa al vino piuttosto che al pane, piuttosto che all'olio, sono dei sapori millenari dietro i quali appunto ci sono delle comunità del cibo che li producono, che li preparano e che è giusto far emergere, proprio perché viviamo in un momento di globalizzazione del cibo, dei consumi alimentari, degli stili alimentari, c'è sempre più omologazione e invece è importante che le economie locali ripartano e il cibo sicuramente è un, può essere un fattore di sviluppo locale molto importante, oltre a essere anche un attrattore turistico. Infatti in questo momento mi sto anche occupando di turismo enogastronomico, di food experience, che non è la gastrofighettaggine, cioè fare la foto alla pietanza, farsi il selfie con lo chef. C'è molto di più, perché attraverso il cibo noi raccontiamo la storia e la cultura delle persone che lo preparano. Quindi c'è tanto plus valore e cerchiamo di raccontarlo, di spiegarlo. C'è tanta ignoranza da questo punto di vista, bisogna aumentare la consapevolezza delle persone e noi cerchiamo di farlo in questo modo. Siamo ciò che mangiamo, quindi in effetti se mangiamo male anche la nostra anima, la nostra essenza viene un po' sporcata e non è valorizzata appieno. Siamo ciò che mangiamo e a volte scegliamo, le nostre preferenze sono dettate dal fatto di sentirci come gli altri, vedi McDonald's, andare tutti da McDonald's, oppure assumere uno status che non ci appartiene, quindi mangiare caviale piuttosto che champagne, no? E dobbiamo capire qual è la nostra identità e seguirla, senza metterci delle maschere che non ci appartengono. Nel momento in cui prendiamo consapevolezza con noi stessi, con la nostra identità, che è un'identità personale ma anche familiare, di comunità, etnica, no? Allora ecco, in quel momento stiamo mangiando bene, non parlo né di calorie né di grassi, proteine. Mangiare bene vuol dire stare bene con se stessi e con gli altri. Come comunità del cibo sono dentro la condotta di Slow Food Cagliari e quindi abbiamo contribuito a far nascere alcune comunità del cibo, da quella del Cappero di Stellargius alla Casa Verde CO2.0 di Daniela Ducato, in quell'occasione l'ho conosciuta nel 2009, all'Anguria di Gonos Fanadiga, per dire degli esempi. Poi con i piccoli comuni abbiamo reso ad esempio delle produzioni agroalimentari, le abbiamo rese tradizionali secondo il MIPAF, secondo il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Quindi non so, il fagiolo bianco di Terraseo, che Terraseo è una frazione di Narcao che è un paesino del Sulcis, oppure Sacasada, che è il colostro vino aromatizzato col limone, con lo zucchero e che si produce a Sant'Andrea Frius, che è un paesino del Sarrabus, al confine tra Sarrabus e Tregenta. Ecco, queste sono le cose che piace fare a me, perché stare a contatto con i produttori mi arricchisce tantissimo. Ho un blog che si chiama etnografia.it, poi sono attivissima sui social perché li adoro, sono sia su Facebook come Alessandra Guigoni e poi su Twitter sono Alex Etno. Italia che
cambia, l'Italia ha cresciuta in consapevolezza. Ci sono tante cose che ignoriamo, tanti luoghi comuni, tanti stereotipi da sfatare. Io ti parlo dal punto di vista dell'alimentazione, delle altre cose sono una lettrice, anche un po' disattenta. Dal punto di vista dell'alimentazione ci sono tante cose da capire e tanta consapevolezza da cercare di accrescere per mangiare in maniera più consapevole, più sana, più buona, pulita e giusta. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.